Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ottavo video di meccanica analitica. La continuiamo dopo tantissimi mesi perché il video di cui parleremo oggi sarà molto utile per il prossimo di meccanica quantistica che pubblicherò a breve. Infatti, continueremo anche quella serie. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. In più, l'argomento che tratteremo oggi è molto interessante perché dimostreremo il teorema di Noether. Questo teorema è molto importante in fisica e semplicemente dice che ad ogni simmetria di un sistema è associata una quantità conservata che si chiama carica di Noether. Ma che cos'è semplicemente una simmetria di un sistema? Per simmetria si intende una qualsiasi trasformazione che lascia inalterato il sistema. E in questo video andremo ad applicare, oltre a dimostrare questo teorema, andremo ad applicarlo per, diciamo, invarianza per traslazione, per rotazione e anche per evoluzione temporale. E in ognuno dei tre casi andremo a vedere qual è la carica che si conserva. E ovviamente la carica non è da intendersi come carica elettrica, anche se questo teorema si può applicare cambiando le lagrangiane anche in meccanica relativistica, in elettromagnetismo, e da lì si vanno a vedere che, per esempio, la carica conservata è appunto la carica elettrica o la massa o il quadrimpulso, queste cose qua. Allora, innanzitutto, quando si intende che il sistema resta invariato per simmetria, significa che io sto applicando appunto una trasformazione al mio sistema, ma da tutti i vari video che abbiamo visto su meccanica lagrangiana e miltoniana, possiamo semplicemente dire che questa trasformazione la applichiamo appunto alla lagrangiana, che è in funzione di Q e Q punto. E semplicemente se io vado a fare una trasformazione delle coordinate, quello che ottengo è che vado a modificare Q e Q punto in altre coordinate Q' e Q punto primo, che sono sempre linearmente indipendenti. Quello che ottengo è che voglio che la lagrangiana del sistema resti invariata, quindi praticamente il sistema è descritto lo stesso, quindi invarianza. Poi quando lo applicheremo ai tre casi, vedremo appunto come vengono modificate queste coordinate per ognuno dei tre casi, ma è alla fine molto semplice. Bene, adesso quello che possiamo dire quindi è che se io vado a creare, vediamo, vado a modificare queste coordinate con delle trasformazioni infinitesime, e quindi questo teorema si applica appunto per trasformazioni continue, quindi appunto quelle per cui io posso diciamo creare un parametro, per esempio posso scrivere così: Q' è uguale alla coordinata iniziale più una variazione della mia coordinata, stessa cosa per quell'altro. Quello che posso dire è che appunto posso far variare questa variazione in modo arbitrario, quindi io potrei metterci anche un epsilon volte Q, e con epsilon un parametro reale, quindi un parametro continuo, e queste trasformazioni non sono discrete, quindi se io ho la trasformazione che mi va a scambiare le coordinate, per esempio da x mi va a meno x, questa è una trasformazione discreta perché appunto ho solo due casi possibili. Va bene, adesso quello che vado a fare è dire che se il sistema, la lagrangiana del sistema resta invariata, la variazione della lagrangiana è nulla. La variazione, allora, visto che la lagrangiana dipende da Q e da Q punto, si può scrivere come la derivata della lagrangiana rispetto a Q per la variazione di Q più la derivata della lagrangiana rispetto alle Q punto per la variazione delle Q punto. Va bene, ma adesso che cosa possiamo fare? Sappiamo che per i sistemi meccanici vale appunto l'equazione di Lagrange, e sappiamo che la derivata di L in dQ, ho fatto un video in cui ricavo l'equazione di Lagrange. Da quell'equazione possiamo ricavare che dL in dQ è semplicemente uguale alla derivata nel tempo della variazione della lagrangiana rispetto alle Q punto. Ok, adesso qua scrivo il mio dQ e vado a sommare la derivata di L rispetto a Q punto, ma questa variazione delle Q punto la posso scrivere come derivata nel tempo della variazione delle Q, perché appunto Q punto è uguale a dQ in dt. Va bene, ma qua cosa vediamo? Vediamo che stiamo facendo una derivata di una funzione per questo termine più la funzione non derivata per la derivata del secondo termine. Cosa significa? Che questa è la derivata del prodotto di due funzioni. Infatti, se io faccio la derivata del tempo della derivata rispetto a Q punto per la dQ, quello che ottengo è: devo derivare la prima per la seconda non derivata, che è questo termine qua, e alla fine devo sommarli questa non derivata per la derivata di questa. Va bene, ma noi abbiamo detto che la variazione della lagrangiana, che è questo, deve fare 0. Ma allora, qui io che cos'ho? Ho la derivata di una funzione uguale a 0, significa che questo termine che sto derivando nel tempo è una costante. Ovvero non dipende dal tempo, ovvero è costante nel tempo. Quindi questa qua è la mia carica Q ed è una quantità conservata. Va bene, adesso andiamo ad applicare questo risultato all'invarianza per traslazione.
Cosa significa invarianza per traslazione? Beh, semplicemente immaginiamo di avere un sistema, una particella in movimento, e quello che ci sta dicendo è che il nostro sistema non cambia se vado a cambiare l'origine delle mie coordinate. Oppure, da un altro punto di vista, non cambia se io prendo il sistema e lo traslo, banalmente. Allora, quindi la mia trasformazione di coordinate sarà che le mie nuove coordinate Q' saranno uguali a quelle vecchie traslate di una certa costante C. E invece quello che accade alle mie Q punto è banalmente rimangono invariate. Quindi Q punto primo è uguale a Q punto. Questo perché appunto se io prendo una particella che si muove a una certa velocità e la traslo, quello che ottengo è che la particella si muove ancora con la stessa velocità, stesso modulo, stessa direzione. Quindi da questo che cosa otteniamo? Che la delta Q è semplicemente Q' meno Q, quindi la variazione delle coordinate, ed è una costante. Quindi se questa è la mia carica di Noether che si conserva, quello che ottengo è che Q, diciamo la chiamiamo Q1, sarà uguale a DL in DQ punto, ma abbiamo visto appunto anche nell'altro video di meccanica analitica che la derivata della lagrangiana rispetto all'EQ punto è il mio impulso, è la mia quantità di moto canonica. Quindi questa è semplicemente P per la mia variazione delle coordinate spaziali, che quindi è una costante. Allora, se questa è una quantità che si conserva e avviene per ogni C, diciamo, allora possiamo dire che la quantità costante è semplicemente solo la P. Questo perché se io ho che dq in dt è uguale a 0, l'abbiamo dimostrato prima, quello che ottengo è che la quantità di moto per una costante non dipende dal tempo, e quindi ecco che abbiamo che solo la quantità di moto è una costante. Quindi questo cosa ci sta dicendo? Che se io ho invarianza per traslazione, la mia quantità di moto si conserva. Più in generale possiamo dire che ogni quantità conservata è il generatore di quella trasformazione. Quindi per esempio la quantità di moto è il generatore delle traslazioni. Ok, adesso andiamo a vedere invece l'invarianza per rotazioni. Per semplicità andiamo a prendere le rotazioni attorno all'asse Z, e semplicemente se noi le nostre Q le scriviamo come le coordinate X, Y, Z, quello che otteniamo è che le nostre coordinate ruotate, quindi le nostre Q' saranno X', Y', Z', e quello che possiamo fare è andare a prendere appunto le nostre coordinate iniziali X, Y, Z, e andiamo a ruotare. Per ruotarle basta applicare una matrice di rotazione associata appunto alle rotazioni attorno a Z. Quindi quello che abbiamo è che qui abbiamo 0, 0, 1, 0, 0, qui abbiamo un coseno di teta, possiamo scrivere anche coseno di epsilon, con epsilon un parametro appunto arbitrario infinitesimo che mi va a dare di quanto sto ruotando il mio sistema. Qua ancora ci sarà un coseno di epsilon, qua c'è un meno seno di epsilon, e qua un seno di epsilon. Va bene, adesso quello che andiamo a fare è, abbiamo detto, andiamo a considerare trasformazioni infinitesime, quindi epsilon tende a 0. Se epsilon tende a 0, questa matrice cosa diventa? Allora, il coseno di epsilon, quando epsilon tende a 0, tende a 1, più termini del secondo ordine che non ci interessano. Il seno invece tende a 0, ma va come epsilon, perché appunto il seno di epsilon è asintotico a epsilon, quindi qua abbiamo un meno epsilon. Stessa cosa qua, epsilon, qua abbiamo 1, 0, 0, 1, 0, 0. E qua mettiamo x, y e z. Questo cosa significa? Che x' sarà dato da, se facciamo il prodotto riga per colonna, sarà dato da x meno epsilon y, sembra una scioglilingua. Qua abbiamo invece che y' sarà dato da epsilon volte x più y, e invece z resta invariato, ma ha senso perché stiamo ruotando attorno a z. Va bene, questa è la mia trasformazione, quindi cosa significa? Che delta x è uguale a meno epsilon y. Delta y invece è uguale a epsilon x. Invece delta z è uguale a 0. Perfetto, ora abbiamo la nostra delta. Quello che ci dice la nostra carica conservata, quindi la nostra Q2, è che allora queste qua sono appunto tutte le coordinate, perché la Q abbiamo sempre visto essere un insieme di coordinate. Quello che significa questa cosa è che devo andare a sommare tutte le varie derivate di ogni componente delle coordinate praticamente. Quindi banalmente qua abbiamo allora per il primo DL in DQ.1, che sarebbe appunto P1, ma la 1, nella posizione 1 abbiamo la X, quindi sarebbe PX, moltiplicato per la variazione della coordinata 1, cioè la variazione della x, ma la variazione della x è meno epsilon y,
quindi qua abbiamo meno epsilon y, alla quale andiamo a sommare py per la variazione della y, che è epsilon x, alla quale sommiamo pz per la variazione della z, che però è 0. Va bene, quindi qua otteniamo epsilon che moltiplica pyx meno pxy. E adesso, appunto, come prima la epsilon non ci interessa, quindi possiamo andare a dire che ad essere costante è questa cosa qua. Ma notiamo che questo qua è praticamente il risultato di un prodotto vettoriale tra appunto il mio momento che agisce sul piano xy, quindi il piano di rotazione, diciamo, e le mie coordinate spaziali. Questo qua è esattamente il momento angolare, quindi momento angolare in componente z. Quindi semplicemente quello che ci sta dicendo è che se ho invarianza per rotazione attorno a un asse, a conservarsi è il momento angolare appunto in direzione di quell'asse. E anche in questo caso il momento angolare possiamo identificarlo come il generatore delle rotazioni infinitesime. Ok, adesso per ultimo andremo a vedere l'invarianza per evoluzione temporale. Cosa significa per evoluzione temporale? Banalmente noi abbiamo delle coordinate che dipenderanno dal tempo e le mie coordinate primate saranno date dalle coordinate normali al tempo t traslate di un certo epsilon. Stessa cosa per l'eco punto. Ma allora quello che possiamo fare è andare a sviluppare questo in serie di Taylor, sempre trascurando gli ordini successivi di epsilon, e questo qua diventerà q al tempo t più q punto per epsilon. Stessa cosa sotto, q punto al tempo t più q due punti per epsilon. Allora, da qua otteniamo che la variazione di q è semplicemente q punto epsilon, e invece l'altra, anche se non ci interessa, è q due punti epsilon. Ma allora adesso la carica conservata è semplicemente dl in dq punto per dq, che è q punto epsilon, ma abbiamo detto che epsilon appunto non ci interessa perché è arbitrario e questa è una quantità costante nel tempo, quindi la sua derivata è nulla. Invarianza per evoluzione temporale significa semplicemente che la lagrangiana non dipende dal tempo, quindi la derivata totale della lagrangiana è nulla. E questa la possiamo scrivere sia come in funzione di q e di q punto, ma anche in funzione di t. Questa è uguale a 0. Quindi qua possiamo aggiungerci un termine che non dipende dal tempo, quindi per cui la derivata è nulla, e quindi è come aver sommato 0. Quale termine possiamo aggiungerci? Ancora la lagrangiana, perché questa fa la sua derivata è nulla. Ma invece che aggiungerla, la sottraiamo. Perché la sottraiamo? Perché questa dl su dq punto per q punto meno l è esattamente l'hamiltoniana del sistema. Anche qua ho fatto un video in cui parlo dell'hamiltoniana, il fatto che è la trasformata di Legendre della lagrangiana e tante belle cose. Quindi cosa significa? Che invarianza per evoluzione temporale, l'hamiltoniana del sistema è la costante del moto, è la mia carica di Noether, e anche in questo caso l'hamiltoniana è il generatore dell'evoluzione temporale. Tutti questi aspetti saranno molto importanti per il prossimo video e in generale sono molto importanti per la meccanica quantistica. Quindi vi invito ad iscrivervi per rimanere aggiornati sui prossimi video sul canale, anche perché tantissime persone guardano i video ma non sono iscritte. Se volete supportare il canale c'è il link in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video.